Sono Alessandro Romano di Banca Idexa, una delle prime fintech banche in Europa che hanno appunto questo doppio spirito, quello più pirata, quello più avventuroso della fintech e quello più tradizionale, più robusto della banca. E questa doppia anima ci porta ad avere dei bisogni di deliverare del software perché comunque siamo sempre una startup, quindi siamo nati da 2 anni e abbiamo ancora la necessità di rilasciare nuove feature per i nostri clienti, che siano nuovi prodotti creditizi, che siano nuove API, nuovi servizi che crediamo ancora non esistano sul mercato italiano. E prima di rivolgermi ad Accelerant, il mio bisogno era proprio questo: da una parte la necessità di avere diciamo, un aiuto al team interno per poter migliorare nella delivery dei progetti, e in secondo di trovare un partner tecnologico allineato ai miei valori, sono quelli del clean code, dello unit testing, quindi del software fatto bene, e che quindi ci aiutasse a continuare in questa direzione e davvero riuscisse anche ad aprirci gli occhi su cosa facevamo. Già stavamo facendo bene, cosa invece andava migliorato, quindi un vero approccio consulenziale. Io ho conosciuto Accelerant tramite la community del CTO Mastermind, quindi prima è arrivata la community, poi è arrivata la collaborazione ed è stato veramente uno di quei casi di successo in cui fare community, parlare con le altre persone aiuta, perché ho manifestato ad Alex tutti, diciamo, un po' i miei mal di pancia di non trovare persone che mi aiutassero a perseguire davvero i miei valori con le competenze che richiedevo. E quindi, da una chiacchierata, Alex mi ha presentato il servizio, mi ha presentato i vostri valori, i valori di Accelerant, e mi ha fatto capire che in effetti c'era assolutamente spazio per una collaborazione proficua come poi è stato. Quindi, ottimo. La community credo che sia un altro di quelle attività fondamentali, soprattutto per i ruoli come il nostro, dove a volte ci si sente un po' soli. E da questa bella iniziativa della community è nata anche un'ottima partnership, quindi davvero win-win. Infatti, grazie ai ragazzi di Accelerant, noi abbiamo usufruito del servizio di scaling, quindi le persone lavoravano assolutamente all'interno del nostro team e col loro punto di vista, col loro approccio, sono riusciti, diciamo, a perseguire quelli che erano i nostri valori, ci hanno quindi aumentato quello che si può generalmente dire la capacità di fuoco, quindi ci hanno aumentato di accelerare nella delivery di alcuni progetti per noi strategici, perché appunto siamo all'inizio del nostro percorso, rispettando sempre i nostri valori. Ci siamo un po' conosciuti e abbiamo spiegato un po' i reciproci approcci, quello di cui avevamo bisogno di tutto quanto, quindi quando i ragazzi hanno iniziato sapevano già abbastanza vita e morte di quello su cui avrebbero dovuto lavorare. Ecco. Quindi c'è stata sì, questa fase un po' di aiuto, di inception iniziale in cui abbiamo chiarito bene qual era il progetto e cosa si andava a fare. Mi sono stato estremamente soddisfatto della nostra collaborazione, della comunicazione, diciamo, delle skill che i ragazzi già possedevano e un punto secondo me di eccellenza è stato raggiunto nel momento in cui una delle persone del team ha deciso di prendere un'altra strada e Accelerant non mi lo ha rimpiazzato con diciamo, la prima persona che ha trovato o qualcuno che non era adatto a noi perché non rispettava i nostri valori. Quindi c'è stato un processo un po' più lungo, mi hanno fatto attendere, io sono stato contento perché mi hanno poi portato invece qualcuno che davvero rispettasse i nostri valori. E questo in ottica di fiducia, in ottica di partnership è davvero un punto importante che mi ha davvero reso contento. E consiglierei Accelerant quindi a tutti quelli che hanno questa necessità, ovvero di picchi che a volte necessitano di persone in più, ma non persone, diciamo, tanto per fare numero, ma persone che ti portano un approccio consulenziale e ti portano, ti aiutano a perseguire i valori che tu hai già.